Noi proseguiamo con la nostra puntata odierna di Spunti e Spuntini con una bella carrellata di notizie dal web, quindi partiamo con la Nazione Arezzo. Qui in primo piano c'è la questione vaccinazione, sono riaperte le prenotazioni al Palaffari, prima finestra dai 77 anni in su. Arezzo Fiere rimarrà a marzo la sede centrale di questa campagna, che poi da aprile si dovrebbe trasferire al Pionta. Dalle 9 quest'oggi il portale è tornato disponibile, in arrivo le dosi di AstraZeneca. E intanto si torna a parlare ovviamente della zona rossa, dell'incontro, meglio, che c'è stato ieri tra il presidente della Regione Giani e i sindaci dell'Aretino per questa zona rossa che potrebbe piombare su Arezzo, quindi anche sulla Nazione se ne torna a parlare. 48 ore di fibrillazione perché la decisione verrà presa venerdì, vertice notturno ieri sera appunto con Giani, è allarme sui dati, venerdì la scelta, la provincia è a 262 casi, forse decisivo, viene scritto nell'articolo della Nazione, l'eventuale sforamento dei 500 casi su 14 giorni. L'ipotesi prevalente è quella che vede delle microzone chiuse oppure lo stop alle scuole, quindi vedremo un po' appunto come, quale decisione verrà presa di fatto. Ma noi in collegamento, lo vediamo nel nostro LEDWALL, abbiamo Stefano Cerisoli. Ciao Stefano, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ovviamente siamo con te per parlare della serata di ieri, questa serata evento dedicata a Loredana Bertè su Rai 1. Com'è andata? È andata molto bene, è andata molto bene. Ci sono stati tanti ospiti, è stata un'emozione, ho avuto molti feedback da molti musicisti, da molti amici. Quindi è stata una grande soddisfazione, devo dire. Una bella esperienza, immagino, dopo un anno di stop per il mondo dello spettacolo, quindi anche rigide misure di sicurezza. Come è stato lavorare in queste situazioni? Allora, devo dire che sì, in un anno personalmente ho perso più di 30 concerti, tournée di Loredana Bertè, tournée di Masini, un evento molto importante all'Arena di Verona, e quindi ritrovarsi tutti insieme a un anno di distanza è stata un'emozione forte, c'era una grossa carica di energia. Lavorare è stato un po' complicato, però ci ha fatto capire che è possibile riniziare, è possibile lavorare anche nel mondo dello spettacolo. Abbiamo avuto delle settimane comunque con tamponi, mascherine, rigide misure, distanziamento, gli artisti stessi rispettavano il protocollo, musicisti, ballerini, però seguendo le norme abbiamo capito che tutto ciò può ripartire, e può ripartire con delle regole semplici e rispettabili, insomma. Anche perché può ripartire e deve anche ripartire, perché va bene dal punto di vista economico, sicuramente è difficile, ma anche dal punto di vista mentale, per voi psicologico, per voi che lavorate in questo settore dello spettacolo, ma anche per tutti noi che siamo fruitori del mondo dello spettacolo, è difficile andare avanti così. Assolutamente, assolutamente, psicologicamente è stato un anno impegnativo economicamente e moralmente, e è stato colpito non solo il reparto degli artisti e dei musicisti, ma tutto il comparto dei tecnici che lavorano, è un'industria. Voi considerate che molti magari non lo sanno, ma è un concerto semplice come può essere quello di Loredana, oltre ai musicisti, 5 musicisti sul palco più Loredana, ci sono circa 30-40 persone che lavorano per allestire il palco, tecnici luci, tecnici ingegneri del suono, produzione, produttori, pacchini. Quindi
sono tutti persone che hanno delle famiglie a casa e che stare fermi è difficile. È chiaro che se dobbiamo stare fermi, tutti stanno fermi per le ragioni che tutti noi sappiamo, però c'è la dimostrazione che con delle regole, con delle misure da rispettare, ce la possiamo fare, insomma. È possibile. Mm-hmm. È possibile. Ecco Stefano, tu sei uno dei membri della band di Loredana Bertè. Da quanto tempo? Io comincio a essere 4-5 anni che sono dentro la band di Loredana. Mm-hmm. Fino ad oggi ho avuto la fortuna di lavorare con Francesco Renga, Marco Masini, Giuseppe Ferreri, Patti Pravo, ma devo dire che l'esperienza con Loredana è molto forte, perché comunque poi andare a ripercorrere la storia della musica italiana in questi termini è per me un onore, insomma. Com'è lavorare con Loredana Bertè? Perché noi la vediamo sempre molto energica, cioè una vera tigre. Com'è lavorare con lei? È così, è veramente una persona molto energica, una persona che a dispetto degli anni ha una carica come una bambina. Ha chiaramente, come tutti gli artisti, il lato artistico, che comunque è geniale. E poi, ripeto, ha scritto dei brani, ha interpretato dei brani che tra lei e la sorella fanno venire la pelle d'oca. Tutte le volte che li suoniamo ti dà una grande emozione. E cosa ha significato per te ieri sera poter essere su Rai 1 all'interno di questa serata evento dedicata appunto a Loredana Bertè? C'è stato un significato anche più profondo? Ma assolutamente, per me è comunque anche un piccolo punto d'arrivo e una gratificazione personale, perché comunque io studio chitarra da quando avevo 6 anni, ci ho sempre creduto, ho sempre avuto dei genitori che hanno creduto in me. Mio padre per primo, insomma, era uno che ci credeva e avrebbe voluto vedermi. Lui diceva sempre: quando arriverai a Rai 1 o a Sanremo vorrà dire che ce l'hai fatta, insomma. Oggi, a distanza di 5 anni che non c'è più, comunque gli dedico questo mio piccolo traguardo, perché questo dimostra che comunque tanti sacrifici e la voglia di arrivare, di crederci, fa sì che se ti impegni ci riesci. Io insegno a scuola Valentina Giovannini, alla Diema di Arezzo, e a tutti i miei allievi penso che il messaggio più grande che gli posso dare è questo: di studiare e di crederci, perché se ci credi e ti impegni si possono realizzare i sogni. Ti ringrazio Stefano Cerisoli per essere stato quest'oggi qui con noi e per aver lanciato questo messaggio che è veramente bellissimo e di incoraggiamento per tanti giovani. Grazie di nuovo Stefano, a presto. Grazie a te, grazie a voi. Noi a questo punto ci fermiamo solo qualche istante, ma torniamo insieme tra pochissimo.